Ciao ragazzi, qua TataV, bentornati sul mio canale, bentornati alla nostra carriera allenatore con il Monza. Quest'oggi c'è aria di calciomercato, quindi tutti pronti? Io sono veramente carico. Abbiamo fatto la prima cessione perché abbiamo venduto Cescon e Fabregas. Ci sono arrivati i primi soldi, abbiamo messo sul mercato tanti giocatori e ragazzi, vi dico che ho trovato un giocatore che vorrei. È un centrocampista centrale brasiliano, giovane, 21 anni. È piccolino, nel senso non è alto nemmeno 1,70. Però ragazzi, secondo me lui potrà dare quella tecnica in più al centrocampo di cui abbiamo veramente bisogno. Intanto contatti per il trasferimento di Gabriel Paletta, ok, andrà a parametro zero al Newell's. Quindi sono felice per Paletta. Ragazzi, cerchiamo di fare più soldi possibili perché appunto vi voglio far vedere questo giovane brasiliano che ho puntato e che a parer mio sarebbe proprio perfetto da mettere nel nostro centrocampo. Ancora contatti per il trasferimento, sempre di Gabriel Paletta ai Seattle Sounders, quindi un futuro assicurato in MLS per il nostro Gabriel Paletta. Raga, andiamo avanti, non perdiamo altro tempo. C'è il Nantes da affrontare. Spero che possa esserci un'offerta il prima possibile. Ritirata l'offerta per Verre. Verre, raga, sarà tosto da vendere. Leeds United, intanto, che presenta il nostro Cesc Fabregas. Mi dispiace per Fabregas, però, raga, abbiamo bisogno di soldi. Allora, Paletta in partenza, mister, eccetera, eccetera. Il Nantes è 19° in classifica. Ma perché Verre in prestito? Io voglio vendere. 16 milioni per Karamoko Dembélé. Sono tanti, eh? Sono parecchi. E offerta di 18 milioni e mezzo per Luperto dal Colonia. Aspettate un attimo, raga. Allora, Luperto, salve mister, i ragazzi mi hanno chiesto di parlarle. Siamo un po' preoccupati della direzione intrapresa dalla squadra. Sembra quasi che sia contento del minimo risultato. Non è vero, grazie per avermelo detto, ma stai tranquillo. E Luperto, raga, devo capire. Mister, sto che sta cercando un sostituto della regione della pista. Potrei essere io, se l'uomo giusto, Daniel. Quindi stai tranquillo che ti faccio giocare. Devo un attimino capire perché sono arrivate due offerte per due giocatori a cui teniamo tanto, che però non sono incedibili. Allora, Luperto a quanto lo potrei vendere? A 20 milioni. 25 anni, 78, italiano, che però potrebbe essere rimpiazzato da Lovato. In tal modo potrei fare Lovato Santon. Anche se Luperto ha sempre giocato bene. Dall'altra parte c'è un Karamoko Dembélé richiesto dal Sassuolo, che però guardate, già mi avevano chiesto 8 milioni, cioè mi avevano offerto 8 milioni e adesso nel giro di 6 mesi me ne hanno offerti il doppio. Quindi io Dembélé non lo voglio vendere, soltanto per un motivo, che raga, lo potrei vendere a molto di più. Luperto invece, cioè, adesso era diventato anche capitano e capite però che ci servono soldi. Con la cessione di Luperto potremmo sistemare tantissimo, ma tantissimo, ma tantissimo. Allora, rinegoziamo offerta. Io chiedo 21 milioni. 21 milioni per Sebastiano Luperto. Vediamo un po' cosa ci dicono. E arrivano a 18 milioni e mezzo. Facciamo 20, dai. 20 milioni per Luperto posso anche accettare, raga, ci servono soldi. 18 milioni e mezzo, ok. No, beh, dai, fai un piccolo sforzo. 19 e mezzo, un milioncino in più, sennò raga, cioè si inculano. Vabbè, allora dai, c'è per un milione ti arrangi. Peccato, vabbè, per un milione devono fare ste robe. Ah, Verre, devo vendere Verre, non riesco a vendere Verre, vabbè. Allora raga, vi voglio far vedere di chi io stia parlando, perché ne ho messi un po' nell'hub mercato. Vabbè, a parte i soliti, avevo anche pronto il sostituto al posto di Luperto, però vabbè, non è andato via. Edoardo Quaresma sarebbe spaziale. Mi piacerebbe comprare Samuele Ricci e Marcos Antonio. Eccolo, è lui
il centrocampista di cui vi ho parlato prima. Cioè, raga, non so se qualcuno di voi lo conosca, non, boh, magari anche se qualcuno di voi conosca Ricci, però li vorrei prendere. Li vorrei prendere e vorrei appunto vendere. Vabbè, ho venduto Fabregas, col Pani magari no, non venderlo perché, boh, come sostituto ci sta, però una volta che vendiamo Verre, una volta che vendiamo, cioè che diamo in prestito Bafunta, una volta che vendiamo George, ci sarebbe Kinda da poter tenere, però guardate, finalmente stiamo sfoltendo la rosa e questa è la cosa che più mi importa. Raga, dai, andiamo a giocare contro il Nantes, anche se effettivamente non c'ho per niente voglia di giocare perché vorrei fare un attimino il calciomercato per bene. Però dobbiamo giocare perché dobbiamo vincere. Andiamo in campo. Eccoci ragazzi, ci siamo partiti. Formazione che rimane sempre la solita, diciamo. Anche se Marcos Antonio farebbe un sacco, ma un sacco, scalpore all'interno del nostro centrocampo. Comunque dai, oh, dobbiamo vincere contro il Nantes che sono penultimi in classifica. Quindi la volevo giocare a tutti i costi sta partita perché 3 punti, raga, ci servono in questo momento. L'avrei simulata tranquillamente, però vi ripeto, sono 3 punti di cui abbiamo troppo bisogno. Col pane adesso per Frattesi da Danielino Maldini, che prova a cercare Cocorin. In velocità non è la sua forza, però prova comunque ad andare. Ancora Cocorin, infatti viene fermato. Cocorin non è da puntare l'uomo, l'abbiamo visto, è un rifinitore. Bravo, col pane a centrocampo, va giù. Niente, scivolato, l'arbitro dice. Intanto Lovato insieme a Luperto, stiamo attenti. Coco allarga adesso per Simon che punta Bruno Perez, Simon Di Gregorio e poi Lovato. Lovato che al 99% ragazzi continuerà a giocare titolare perché è molto giovane e sta giocando molto bene. O al posto di Santon perché appunto lo preferisco io, o al posto di Luperto perché andrà via, però in un modo o nell'altro lui giocherà. Cocorin adesso per Maldini, ancora i due fraseggiano molto. Maldini adesso a cercare Cocorin, pallone che non riesce a passare, ma ci siamo raga, Cioè dobbiamo stare attenti perché loro partono bene sulle fasce, però anche noi in contropiede non stiamo facendo fatica. Frattesi va a cercare proprio Guido. Eccolo qui, Guido Mainero. Prova ad andare via in velocità, ci riesce. Guido, è velocissimo e ce l'ha sul piede destro. Guido, entra in aria. Guido, pallone dentro! Rischiano l'autogol! Non riesce ad anticipare il nostro Cocorin. Però Guido mi sembra molto più intelligente rispetto a Karamoko perché è riuscito a dare un pallone, vedete, una via di mezzo, sia sul primo che sul secondo palo. Cosa che invece Caramoco magari non faceva. Intanto però occhio perché c'è Simon contro Lovato. Mamma mia che rischio. Brianda, pallone che passa. Davedino Frattesi. Frattesi prova ad andare via lui. Pff, gli fa la busta l'arbitro però non fischia il fallo. E Brianda non c'era ad aiutare. 41esimo ancora 0-0. Nantes che per essere penultimo in classifica ragazzi sta giocando molto bene. Colpani, dai ragazzi, cerchiamo di fare il gol adesso. Frattesi di prima, cercare Alexander Cocorin. Cocorin fermato. No, raga, ve l'ho detto, stanno giocando bene, eh. Stanno giocando veramente bene. Hanno questo Coco che la smista sempre su Simon. Che poi, vedi, riesce sempre ad andare vicino alla nostra porta. Ancora, Coco dietro questa volta da Blaise. Me lo ricordo questo Blaise. Me lo ricordo. Coco dentro, Vormer, Blaise dentro, Di Gregorio sbaglia tutto, Lovato in qualche modo, Di Gregorio ancora lui. Mamma mia, raga, che brividi, fine primo tempo, altro che, hanno rischiato loro di farcelo. Eh sì, c'è bisogno di tecnicismi in questo Monza, anche perché non c'è più Diamanti, cioè nel senso c'è però non è più titolare ed era lui che dava quella parte tecnica a centrocampo, quindi ci serve Marcos Antonio. Qui Guido riesce ad andare via nell'uno contro uno contro Lenz. Ancora Guido, però Lenz capisce tutto. Non ci siamo. Simon adesso, rincorso proprio da Luperto. Simon va velocissimo. Il cross, Coco Di Gregorio, bravo, con calma. Frattesi per Briand che potrebbe partire. Briand fa infatti la solita cosa. Briand, occhio perché in mezzo c'è qualcuno. Briand, il pallone per Daniel! Sì! Maldini! Assist di Briand!
E Maldini si è fatto trovare pronto per buttarla dentro. Daniel Maldini. Ragazzi, non pensavo che potesse essere così incisivo in questa squadra Maldini. Però effettivamente, raga, lo abbiamo allenato, lo abbiamo fatto crescere, lo abbiamo aspettato. E i nostri giovani finalmente stanno dando i propri frutti. Cioè, qui ha fatto quello che doveva fare il numero 9, che doveva fare Alexander Kokorin. L'ha fatto Maldini e non è la prima volta che lo fa. Questa cosa mi fa impazzire di lui. Già quarto gol in Ligue 1, cioè nel senso, mi dispiace per i diamanti, però Maldini se la merita la titolarità, se la merita e come, magari cioè, dà di meno sulla parte dell'assist, sulla parte del passaggio, sulla parte dell'impostazione del gioco, però nella parte di rifinitura, i gol soprattutto al 90esimo eccetera eccetera, quelli importanti lui li ha sempre fatti, anche in Ligue 2, anche da subentrato li ha sempre fatti. Qui Coco, attenzione, rincorso da Lovato, mamma che gol. Era nell'aria, questo Coco è gigantesco e neanche Lovato è riuscito a fermarlo. Cioè l'aveva recuperato, però ha fatto un bellissimo tiro. E adesso esce, ok, vabbè, uno pari comunque. Neanche il tempo di far gol, ci hanno recuperato subito. Quindi dentro Verre al posto di Colpani e dentro Karamoko Dembélé al posto di Guido. Dovrebbe andare via Verre, raga, io spero in tutti i modi che possa andare via Verre, perché purtroppo non si è voluto allenare, non siamo riusciti a trasformarlo in un centrocampista centrale e non si sta comportando benissimo. Lens, fermata da Bruno Perez. Cioè non è che non si sta comportando bene, è che proprio non riesco a farlo quadrare nei miei tatticismi. Bless adesso, alle spalle c'è Vormer, ancora Bless. Io ho molta paura di questo Bless, perché me lo ricordo che ragazzi ci ha fatto gol, mi sa una doppietta all'andata. Lovato per Bruno Perez, potrebbe andare da Karamoko, fa così, Karamoko adesso va a cercare Verre appena entrato, eccolo qui, fa girare bene il pallone, Frattesi nelle linee va a cercare Maldini, che va a cercare sua volta Kokorin, brutto però il passaggio di Maldini, lo so, ve l'ho detto, ne stavamo parlando prima di questa cosa. Verre di testa, bravo. Maldini, bravo nel controllo. Sì, raga, io adesso lo cambio Maldini, perché è un po' stanco anche. Per Maldini, sta per uscire, ma comunque... Mamma, quanti passaggi sbaglia! Poi qui Frattesi sbaglia pure lui. Fa una... da giallo questo, un brutto fallo da giallo. Qua Frattesi ancora recupera. Grande Kokorin che riesce. Kokorin adesso lancia su per Briand. Mamma, che brutti errori stiamo facendo. Briand... riesce comunque nell'uno contro uno, anzi no, non riesce neanche nell'uno contro uno. 87esimo, 3 minuti per King Alino Diamanti per dimostrare il suo valore. Qui Bruno Perez in qualche modo la prende bene. Verre adesso per Karamoko, Kokorin che sbaglia il controllo ma riesce a darla per King Alino Diamanti appena entrato. Diamanti prova a darla per Frattesi, però il pallone non è dei migliori. 2 di recupero, sta per finire anche questa partita in pareggio contro il Nantes, penultimo, abbiamo fatto solo un punto. Anzi che abbiamo fatto questo punto perché se lo meritavano loro. Ragazzi, cioè nel senso, quest'anno è andato così, vediamo un po' cosa riusciamo a fare in questo calciomercato. Allora, offerta per il trasferimento, dai passiamo alle cose serie. La madonna mia, 41 milioni da Leicester per Frattesi. Che però non se ne va, a parte che lo possiamo vendere a 61. Però no, ovviamente Frattesi non se ne va. Adesso abbiamo i 16esimi di Coppa Nazionale. Intanto la squadra Manchester United acquista Nicola Scozza per 4 milioni. Grande investimento, complimenti al Manchester. Avanziamo, altra offerta per il trasferimento, vediamo un attimino di chi. Lobeiro dal Genoa, ok, sì, lo possiamo vendere. Secondo me il Genoa a 3 milioni e mezzo ce li dà anche, perché comunque è un giovane di 21 anni, minchia, soltanto al Genoa potevamo darlo sto pacco. Mi dispiace tifosi, amici genoani, tifosi genoani, però lo sapete che è un paccone Lobeiro. Dai, 3 milioni e 2 ed è tuo, c'ha 21 anni. 2 milioni e 4. Faccio l'ultima richiesta di 2 milioni e 8, sperando che possano accettare, e infatti accettano. Qui tutti pelati, tutti che sembra che giocano a baseball. Va bene, cerchiamo di fare più soldi possibili da Lobeiro, perché tanto il campo non gliel'avrei fatto vedere neanche per sbaglio. Sta partita qui di contro State Dreams, penso che la simulo diretto, senza guardare. Simulo è buona, perché tanto non mi importa sinceramente. Avanziamo. Mister pensa di utilizzarmi? No. Offerta per il prestito di Calafiori al Granada con diritto di riscatto. Allora, mi avete detto che per
fare sta roba bisogna delegare per forza, bisogna delegare e bisogna fargli il prestito normale, quindi il prestito di un anno così, ok. Comunque, dai, simuliamo la partita contro il Reims, la simuliamo appunto velocemente, simulazione veloce, vediamo un po' quanto abbiamo fatto, abbiamo perso 2-0, ok, vabbè, non ci importava, raga, cioè abbiamo alto per la testa e se non riusciamo a fare 3 punti neanche contro il Nantes in campionato, figuriamoci se riusciamo a vincere contro il Reims in Coppa Nazionale con sta testa che abbiamo. Allora, vediamo un po', è stato venduto lo Beirov? Sì, ci arrivano 2 milioni e 100, ok, Benkedim, gli dico che sarà per la prossima volta, c'ha 67 di overall effettivamente sto ragazzo, quindi non è così brutto, cioè non è da buttare via. Noi siamo tredicesimi, stiamo scendendo invece di salire, ci siamo fatti superare da un botto di squadre. Lobeiro al Genoa, guarda lì che pacco che si sono presi. E la Madonna, adesso abbiamo pure il Paris Saint-Germain. Allora, fatemi vedere una cosa. Direi, ragazzi. Allora, Santon titolare di nuovo. Anche se, no, beh, cioè non posso mettere. Lovato c'ha cioè, il più 6, sta giocando bene, sta crescendo. Non posso toglierlo, non posso toglierlo. Diamanti sta decrescendo, effettivamente, sì. La squadra è questa, ragazzi, non è che possiamo inventarci chissà che cosa. Quanti soldi abbiamo? Abbiamo 5 milioni, però abbiamo un budget stipendi molto alto, effettivamente. 5 milioni e mezzo. Boh, sapete, non lo so se lo riusciamo a prendere Marcos Antonio. Proviamoci, perché dovrebbe costare un po' di più. Porco due, quanto costa? Non è che costa un po' di più, costa una cifra. Minchie. E quanto costi? Costa troppo, raga. Cioè, dovevo vendere per forza qualcuno per prenderlo. Oh, quanto costa? Beh, questo mi fa capire che è il giocatore giusto per noi. Ricci 2004, Marcos Antonio, mamma mia, contatto per acquistare, boh, gli posso offrire Verre, non so sinceramente quanto stia Verre sul mercato, devo capire, una soluzione me la invento, centrocampisti, Verre vale 7 milioni e mezzo, gli posso offrire Verre più 5 milioni. Verre più 5 milioni, ma non penso che siano abbastanza, infatti. Mamma mia, raga, ma Marcos Antonio non pensavo valesse veramente così tanto. Cioè, pensavo, to 10 milioni, ma non 17! Cioè, nel senso, io lo vorrei prendere un centrocampista prima di fare sta battaglia atomica col Paris Saint-Germain. Sì, raga, cerchiamo un attimino un centrocampista. Perché, vabbè, ok, lui l'abbiamo visto, non si può prendere, cioè, costa veramente troppo. Non si può prendere. Fatemi vedere altri centrocampisti. Però, insomma, cioè, nel senso, basta. Anche basta, italiani. Io voglio prendere un centrocampista forte. Forte, forte. Vediamo un po', magari un giovane del Barcellona. Uno così ne voglio, raga. Perché la squadra ha bisogno di questi giocatori. Billy Gilmour. Minchia, roba. Vediamo un po'. Matheus Pereira. Sì, Ricky Pig c'ha la clausola di 117 milioni. Bella per lui. Reis. Però non è quello che sto cercando. Odegaard vale 100 milioni. Ma sapete perché, raga? Perché i prezzi quest'anno veramente si sono impennati. Cioè, i prezzi sono diventati troppo troppo alti. E questo è il fatto. Che per questo uno deve prendere i giovani il prima possibile. Perché sennò poi veramente prendono dei valori incredibili. Ragazzi, non so se farlo. Non so se farlo. Boh, penso che sia un gran giocatore. E che effettivamente sarebbe anche da Monza. Perché ci starebbe. Siamo in Liga, tra l'altro, e verrebbe dal Paris Saint-Germain. Cioè, non so se possa costare anche lui una cifra bassa, perché ormai veramente non mi stupirei.
Almeno vediamolo. Almeno vediamolo. Tra l'altro gli hanno messo anche la faccia. È molto basso, è molto piccolino, però sarebbe tanta roba. Io provo ad offrire subito Verre. Io provo ad offrire subito Verre. Vediamo un po', secondo me ci insultano anche loro. Ah, solo. Cioè, il Paris Saint-Germain vuole soltanto 3 milioni con la clausola della rivendita. Io te la tolgo la clausola della rivendita, ti do i tuoi 3 milioni e accettano. Allora, non so raga se questo acquisto sia buono o meno, però per i prezzi che sto vedendo e conoscendo il giocatore nella vita reale è tanta roba. Gli faccio un contratto di 5 anni, cioè tra l'altro poi capito, viene dal Paris Saint-Germain, non è che viene da una squadra così tanto per, si abbassa anche lo stipendio. È easy, cioè è arrivato. È arrivato Xavi Simon. 18 anni 70. Mamma mia! Non è per niente veloce, ma c'ha la tecnica che cercavo. Cioè, sto giocatore qui diventa veramente un fenomeno, ragazzi. E ci sta anche perché avevo voglia di provarlo. E non è che perché magari è un giocatore che prendo in tante carriere e non posso provarlo. Quindi ci sta, cioè nel senso, raga, lo volevo prendere, l'ho preso. E al posto di Colpani, sì, adesso comunque lo andremo ad allenare. Già per me è titolare, ve lo dico. Già per me è titolarissimo. Colpani, minchia, Xavi Simons, Maldini, Frattesi, Cocorin, poi qui ci sarebbe Karamoko, e Briand, poi dovremmo sistemare un po' la difesa. Però Xavi Simons, raga. Che ne dite? Cioè, perché io volevo prendere Marcos Antonio, però effettivamente Xavi Simons è un Marcos Antonio chip. Lo vado subito ad allenare, vediamo anche che numero abbia. Ha preso la 7, mamma mia, ci sta un botto con la 7. Andiamo ad allenarlo. Raga, io gli voglio mettere comunque regista, perché, cioè, nel senso, un centrocampista centrale come lui con 3 stelle piede debole, ma anche no. Quindi alleniamolo qui. E ragazzi, allora potrei anche andare negli svincolati a cercare magari un. Anzi, no, è vero, l'avevamo salvato il terzino destro. Lo avevamo salvato. Un terzino destro da prendere c'era qui negli svincolati ed era Stolarski. Ecco, aspetta, fatemi vedere un attimino chi era più veloce, Stolarski. Sì, Stolarski. Quindi prendiamo anche Stolarski come terzino destro, che mi sa che lo mettiamo. Ma vediamo, vediamo. Perché comunque Bruno Perez c'ha anche una certa età, quindi vediamo un po' se riusciamo a prendere Stolarski. Gli facciamo importante come ruolo squadra. 4 anni di contratto. Secondo me sì, era l'unica soluzione, ragazzi, perché veramente dovevamo vendere Verre per prendere Marcos Antonio. Non ce l'abbiamo fatta. Ah, minchia, che stipendio importante. Speriamo che abbia almeno 70 di overall. Arriva Stolarski. Vediamo subito. Cioè, mi sembra un buonissimo terzino, super veloce. Vediamo l'overall di Stolarski, 69. Ok, velocissimo. E con 83 di resistenza. Sono felice, raga. Sono veramente felice. Eccolo qui, Stolarski. Anche perché Calafiori e Bettella andranno via in prestito insieme a Bafunta e Benkedim. Raga, allora, questa era la formazione. Ci sarebbe Santon al posto di Lovato, però Lovato comunque ha bisogno di crescere e quindi di giocare. Per il resto, Karamoko Dembélé sarebbe titolare al posto di Guido. Sono curiosissimo di provare Xavi Simons e lo faremo domani proprio contro la sua ex squadra, il Paris Saint-Germain. Da Z a voi tutto, ciao ragazzi!